Buongiorno, buon sabato 7 di maggio, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa partendo dalle prime pagine regionali. Iniziamo dal quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura della pagina di Pescara, rivolta dei commercianti nel capoluogo adriatico, rabbia e paura dopo i tanti furti, e c'è chi fa la guardia di notte in negozio. E poi nelle cronache, controlli a raffica in provincia, boom di lavoro nero, 114 aziende nel mirino, sempre più lavoro nero, sempre più le aziende nel mirino, le verifiche dell'ufficio del lavoro hanno consentito di scoprire, come detto, 114 imprese del pescarese e del teatino con almeno il 20% dei dipendenti non in regola. La loro attività è stata sospesa su 2.917 aziende sottoposte a controlli nelle province di Pescara e Chieti. Sono 635 i casi di lavoro nero accertati, di cui ben 430 nel settore terziario e 196 nei pubblici esercizi. E poi inquinamento, mare sotto accusa anche il depuratore. Il depuratore di Pescara smaltisce gli scarichi di 3 comuni per un totale di oltre 300.000 abitanti, ma l'impianto è stato realizzato per depurare i reflui di 140.000 cittadini e quindi è inadeguato. Il campanello d'allarme è suonato ieri durante un vertice in provincia a cui hanno preso parte la Regione, i comuni di Pescara e Spoltore, l'ACA, l'ARTA, la ASL, l'impresa di Vincenzo che gestisce l'impianto e la Polizia Provinciale. Poi in Corso Uberto a Montesilvano c'è la mensa dei poveri. Andiamo a centropagina perché si parla di sport, con la foto di Verratti che è KO e deve saltare l'europeo. Dopo Marchisio tocca a Marco Verratti, niente europei 2016 per il centrocampista pescarese del Paris Saint-Germain. La pubalgia che lo ha tormentato negli ultimi mesi gli farà saltare la fase finale della rassegna continentale in Francia. Andiamo nello spazio dedicato alle idee. L'Europa non sia una nonna sterile, e questo l'articolo di Orazio La Rocca, e poi manette affari e bufera politica, la riflessione portata da Bruno Manfellotto su quanto sta accadendo, soprattutto in relazione allo scontro tra politica e magistratura, alle inchieste di questi giorni. Scendiamo nel taglio basso. Il Buongiorno Abruzzo questa mattina è firmato da Domenico Ranieri, case a un euro ma tasse alle stelle. La storia che ci racconta Ranieri arriva da Lecce dei Marsi, dove il sindaco ha deciso di mettere in vendita con un prezzo simbolico di un euro le case sia ruderi che case abbandonate in centro storico. Il problema, come spesso accade in Italia, è quello delle tasse. È stato chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate sul valore catastale di quelle case affinché chi intenderà comprarle ad un euro e quindi in qualche modo riqualificare il paese non debba poi trovare una stangata a livello fiscale. Nel taglio alto, sotto la testata del Centro, la Cassazione archivia, mistero Emanuela Orlandi, senza giustizia dopo 33 anni, e poi il voto a Londra, figlio di immigrati, vince Cannes, primo sindaco musulmano per la capitale inglese. E poi la storia, Rita Forte, così ho vinto la battaglia contro il cancro. Andiamo avanti, sempre restando al Centro, cambiamo edizione provinciale, questa è la pagina di Chieti Lanciano Vasto, la Honda si lascia la crisi alle spalle, così l'apertura, e la Procura sta per chiudere l'inchiesta sull'ex manager Di Lorenzo. Andiamo nelle cronache, shock all'università, la lettera di verifica fa svenire l'impiegata, una verifica a tappeto su 230.000 euro spesi dal 2011 al 2014 per fornitura di beni e servizi al Museo dell'Ateneo di Piazza Trento e Trieste, diretto da Luigi Capasso, l'ha avviata il direttore generale dell'Università Filippo Del Vecchio, che vedete nella fotografia, ma un'impiegata del museo nel ricevere la missiva che conteneva questa richiesta è stata colta ieri mattina da collasso al punto da far ricorso alle cure ospedaliere. In Vasto, mare pulito, su Vasto e San Salvo svetta la bandiera blu.
Anche per quest'anno le due località turistiche hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della FEI Italia, Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale, che viene assegnato ai comuni costieri che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Non passano l'esame della FEI, invece, i comuni di Ortona, San Vito e Rocca San Giovanni. Il Lanciano, dalla Virtus alla politica, è ufficiale. Valentina Maio si candida per pupillo sindaco. Andiamo a centropagina. Chieti, il comune non ha soldi. Nella fotonotizia, parco giochi chiusi, la rabbia allo scalo. I giovani che guardano da fuori, al di là delle sbarre, giochi inutilizzati. A Chieti Scalo, parchi gioco off limits, chiusi dal comune che non ha i soldi, al villaggio Celdite, nel parco Blätter, i cancelli sono sbarrati e monta la rabbia dei cittadini. E poi in Vasto, rave party, 78 nei guai, imputati per la notte folle a Casalbordino. Andiamo adesso avanti, ancora sul quotidiano Il Centro, andiamo a Teramo, contromano sullo svincolo, 4 i feriti, la notizia di cronaca in apertura, corre dalla moglie malata, ma sbaglia e si schianta sulla Teramo Mare. E poi nelle cronache la crisi di Teleponte, è scattato lo stato di agitazione dei dipendenti, giornalisti e tecnici, nella riunione sindacale tenuta ieri con il personale che ha proclamato lo stato di agitazione. L'editore Aldo Di Francesco, che vedete nella fotografia, non ha dato certezze sul futuro dell'emittente, oscurata da giorni per morosità. La vertenza approderà al tavolo istituzionale della provincia. Nel frattempo, l'editore di TV6 della nostra emittente, Quintino Pallante, potrebbe riaccendere Teleponte con una manovra di soccorso dal punto di vista tecnico. E poi in Teramo, ma era tutto falso, costringe la figlia a denunciare la madre. 4 mesi fa, una bambina che vive nel Teramano è stata tolta la madre, affidata al padre, dopo che quest'ultimo aveva accusato la ex moglie di picchiare la figlia, ma le indagini hanno chiarito che quei lividi la piccola se li era procurati giocando e che l'uomo, deciso a non accettare la relazione della ex con un altro, ha costretto la bambina a mentire. La piccola è stata riaffidata alla madre, sospesa la potestà genitoriale al padre. E poi ancora per quanto riguarda la cronaca a centropagina, le storie dei nuovi poveri, dorme sotto il ponte da oltre un anno, dalla famiglia che sopravvive con 291 euro al mese e gli aiuti di parroco e banco alimentare, alla vicenda di Valentin che vedete nella foto, ex muratore che da un anno dorme sotto Ponte San Francesco, e la Teramo dei nuovi poveri. E ancora per quanto riguarda la cronaca, ciclista cade e grave, ferito un turista canadese a Montorio. Nello sport, il basket con i playoff, Roseto vince gara 3 e torna a sperare. Adesso andiamo all'ultima delle 4 edizioni provinciali del centro, la pagina di L'Aquila Vezzano Sulmona e il titolo di apertura, furti in casa, rischiano il linciaggio. Morino, folla inferocita e 3 presunti ladri assediati in caserma. Nelle cronache, tragico incidente, muore a 26 anni, Luculi, piange Simone. Commozione nell'Aquilano per la morte di un giovane originario di Luculi, avvenuta mercoledì scorso in provincia di Latina. La vittima è Simone Peretti, 26 anni, deceduto in un incidente in seguito allo schianto tra lo scooter da lui condotto e un'automobile guidata da un romeno. La famiglia si è trasferita da anni a Velletri, in provincia di Roma, ma la tragedia è destato dolore a Luculi, visto che lì ci sono ancora molti parenti. In Avezzano, a Capistrello, alla scuola primaria esce acqua puzzolente, si tratta della scuola Santa Barbara e il comune ne ha disposto la chiusura fino alla prossima settimana. Con un'ordinanza il sindaco Francesco Cicciotti ha disposto la sospensione delle lezioni per risolvere il problema. Dai primi giorni di aprile, infatti, alunni e insegnanti della scuola per l'infanzia e della primaria avevano lamentato un cattivo odore proveniente dall'acqua dei rubinetti. E poi in Sulmona, verso le comunali, ecco quanto spendono i candidati a sindaco. A centropagina, verso la rinascita, oggi inserto di 4 pagine del giornale su Onna, infatti riapre la chiesa parrocchiale. È un giorno che passerà alla storia per Onna, ma non solo. Dopo il sisma
disastroso oggi si svolgerà la cerimonia di riapertura della chiesa. I lavori sono stati finanziati dalla Germania con l'ausilio di soprintendenza e maestranze. E poi, tifosi, scusatemi, siamo allo sport. L'Aquila San Domenico si scusa con la tifoseria rossoblù dopo l'espulsione nella scorsa giornata di campionato. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Cantieri Lumaca, il tribunale dice stop, l'Aquila ditta veneta esclusa in sede civile dopo rinvii e cessioni di appalto per la ricostruzione. E poi la nuova tegola sulla City Odissea di questo stabile sito è contaminato, diktat dell'Arta, subito effettuare la bonifica. E poi aveva 35 anni, perde il lavoro e si toglie la vita, ingegnere trovato dalla zia in una abitazione di via Toti, traversa di Viale Kennedy a Pescara. E poi, sempre per quanto riguarda Pescara, multe a raffica per i negozi in centro, pioggia di multe per gli esercizi di Piazza Salotto per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico. Andiamo adesso di spalla, altri soldi per la cartella clinica elettronica, il progetto BIS nel 2005 ricevette 5,6 milioni, D'Alfonso ci riprova con l'incarico all'ARIT, trasferito circa 1 milione di euro per riprendere questo progetto. E poi nel taglio basso, Pescara Chieti, trend pesante per il lavoro nero. Andiamo sotto la testata. Il giorno e la notte, naturale a Navelli, in vetrina il salone del vino artigianale a Palazzo Santucci. E poi a Chieti, il weekend di Malta Attack conquista Piazza Matteotti. E per il calcio di Serie B manca un giorno al derby, biglietti a ruba in 10.000 per la partitissima di domani tra Pescara e Lanciano. Adesso andiamo, sempre per quanto riguarda i quotidiani regionali, andiamo a vedere insieme la prima pagina della città. Quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura, una cooperativa di giornalisti per Teleponte, questa è una delle soluzioni sul tavolo per quanto riguarda l'emittente della città di Teramo, si cerca una soluzione per salvare la storica televisione e soprattutto i posti di lavoro. E poi di spalla Roseto al voto, la Ciancaglione canta vittoria col sondaggio streaming sito e poi a Teramo, Team, proposti i contratti di solidarietà. E sotto la fotonotizia, nonno contromano fa 4 feriti, a 85 anni imbocca la Teramo Mare e travolge 2 auto. Andiamo adesso a vedere invece il commento di Alessandro Misson, il piagnisteo che non paga, il riferimento è alla Val Vibrata e ai finanziamenti del Masterplan. E poi nel taglio basso, estate tribolata, Alba Adriatica salta anche il raduno turistico delle Harley Davidson. Dunque questa anche la prima pagina della città. Proseguiamo la nostra rassegna, prendo lo spazio dedicato al nazionale, andando rapidamente a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il Papa ai migranti sogna un'Europa un'Europa madre e accogliente. Vertice Renzi-Tusk, così partirà il piano dell'Unione Europea. E ieri è stato consegnato il premio Carlo Magno a Papa Francesco. E poi a centropagina la fotonotizia con le elezioni a sindaco per la città di Londra, il sindaco musulmano subito in campo contro la Brexit. Andiamo avanti, Repubblica, Francesco all'Europa, torni a essere madre, migrare non è un delitto. Vertice con i leader, alla Merkel tenga unita l'Unione Europea. Turchia, attentato al reporter che ha sfidato Erdogan e poi il giornalista si salva, viene condannato però a 5 anni. E ancora nella fotonotizia, il Labour riprende Londra, Khan è il primo sindaco musulmano.
per quanto riguarda le elezioni nella capitale della Gran Bretagna. E poi Lodi resta in carcere il sindaco del PD, Trani intanto indaga sulla Deutsche Bank e su una vendita ingente di titoli di Stato. Andiamo avanti, il messaggero toghe politica stretta del CSM si cambia argomento in apertura, pronta una circolare per stoppare la partecipazione dei consiglieri a comitati referendari, anche la ANM bacchetta il giudice anti-Renzi, Palamara dice basta magistrati che fanno i comizi. E poi le elezioni a Londra, un sindaco musulmano, intanto cresce lo UKIP, il partito di estrema destra in Inghilterra, ora la Brexit è più vicina. E poi elezioni comunali, sondaggi, tutte le città al ballottaggio, Mussolini con Marchini, archivio il Novecento, e poi lo schiaffo del Papa all'Europa, ormai sei vecchia e sterile, così Papa Francesco. Andiamo avanti, l'avvenire, sogno una madre, riprendendo le parole del Pontefice Francesco ai leader dell'Unione Europea che lo premiano, sì, capaci di vera accoglienza, migrare non è un delitto. E poi ritroviamo a centropagina la prima volta di un sindaco islamico nella capitale londinese, scusate, nella capitale inglese, cioè Londra. Andiamo all'Osservatore Romano, ovviamente il quotidiano della Santa Sede fa riferimento alle parole di Papa Francesco. Cosa ti è successo Europa? Si chiede il giornale, riprendendo il senso del discorso del Papa, per un nuovo umanesimo basato sulla capacità di integrare, dialogare e generare. Ovviamente vedete la foto di Papa Francesco che riceve il premio Carlo Magno. Andiamo sul Fatto Quotidiano e cambiamo argomento. La CIA ferma Renzi, no a Carrai esclusivo, l'irritazione degli Stati Uniti per una nomina troppo vicina agli interessi israeliani. Il Premier lo aveva confermato dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, se Marco Vorrà sarà mio collaboratore sui big data, ma la pressione confermata al fatto da ambienti dell'intelligence e diplomatici alla fine l'ha costretto a desistere. E poi a centropagina la Turchia dell'amico Erdogan, condanne e pallottole ai cronisti. Due giornalisti condannati per uno scoop, uno è sfuggito ad un attentato. Andiamo avanti, l'Unità. Europa, cosa ti è successo? Titolo che già abbiamo visto sull'Osservatore Romano. Sogno che migrare non sia un delitto, che nascano ponti e non muri, si tutelino i diritti. Il Papa scuote le coscienze, ora serve il coraggio dei fondatori per un nuovo umanesimo. Andiamo al manifesto, titolo sempre particolare da parte del manifesto, I farisei sulla fotografia del discorso di Papa Francesco, terra, tetto e lavoro e soprattutto accoglienza. Bergoglio riceve i leader dell'Unione Europea e li esorta a ritrovare l'anima di una civiltà che metta al bando l'esclusione, che abbatta i confini e che costruisca ponti, un atto di accusa per la fortezza Europa, sogno una società in cui essere migrante non sia un delitto. Così il Papa. Andiamo sul giornale. Ecco le prove: sono stati i tedeschi ad affondare l'Italia e Berlusconi. Questa è l'inchiesta del giornale. La Deutsche Bank indagata per la vendita di 7 miliardi di bond nel 2011. Andiamo ancora avanti, Libero. Che succede in banca? È già senza soldi il fondo per salvare i conti correnti. Il presidente, prospettive non incoraggianti, altre crisi potrebbero risolversi con la liquidazione dell'istituto, parole allarmanti di un sistema dove ci sono stati troppi scandali. Dice Libero, Renzi deve chiarire. Intanto poi c'è l'inchiesta sulla Deutsche Bank, la lettura ovviamente dei quotidiani che fanno riferimento al centrodestra e quella di una manipolazione del mercato per far cadere Silvio Berlusconi. Andiamo ancora avanti. Il Mattino, Camorra, 1.000 arresti bloccati. Il presidente Ferrara, tribunale oberato di lavoro, ma catture record per il caso dell'ufficio del GIP a Napoli. E poi il Parco Verde, l'inchiesta, ora si indaga per omicidio volontario. La svolta. Una testimone accusa la madre. E poi vedete a centropagina il premio Carlo Magno e l'incontro tra Papa Francesco e Angela Merkel e poi il trionfo di Cannes come sindaco di Londra. E
Andiamo sul secolo XIX, furia turca contro la stampa, Renzi, Erdogan non rispetta i patti, il Papa sui profughi, l'Europa torni a essere madre, intanto a Istanbul un giornalista sfugge a un agguato, poi la condanna a 5 anni. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, primo piano, magistrati e politica, arriva la stretta, anche la NM contro Morosini, dichiarazioni che incidono sulle leare rapporto tra poteri e organi dello Stato, il CSM prepara un codice deontologico, stoppa la partecipazione attiva ai comitati referendari. E poi per quanto riguarda le banche, Veneto Banca, nuovi manager e bonus ai soci per quanto riguarda la rinascita di Veneto Banca. Adesso andiamo a vedere le prime dello sport, andiamo sulla Gazzetta dello Sport per cominciare. In apertura il Pjanić di Allegri, Juve il tecnico rinnova e chiede un regalo il centrocampista della Roma, l'allenatore più pagato anche di Pogba, prenderà 5 milioni all'anno e ha già provato a sondare il bosniaco che ha una clausola di 38 milioni con i giallorossi, ma si potrebbe fare con i soldi di Morata. Poi il Milan, Silvio Spiazza, voglio vendere ma meglio un italiano, l'irritazione ovviamente dei cinesi che stavano trattando la cessione del club di Milano. E poi nel taglio basso, Verratti, euro addio, Pubalgia canaglia, dovrà operarsi, l'Italia è nei guai a centrocampo, perde una pedina fondamentale. E poi il tennis, Federer dice sì a Roma, sarà uno show. Andiamo sul Corriere dello Sport, Berlusconi, il Milan ha un italiano, videomessaggio ai tifosi, voglio lasciare il club in buone mani, è un anno che ci provo, facciamo lavorare Brocchi in pace, così il presidente rossonero. E poi nel taglio alto per quanto riguarda la Serie B, il Cagliari in delirio è tornato in Serie A, il 3-0 di Bari vale la promozione, città in festa ovviamente. Poi ritroviamo la notizia di Verratti che si dovrà operare ma dice addio all'europeo, l'Italia perde il suo regista. Andiamo su Tutto Sport, Allegria è il titolo, facendo un gioco di parole con il cognome del tecnico della Juventus, ufficiale Max e la Juve insieme fino al 2018, il tecnico che guadagnerà 5 milioni più bonus a stagione, fissa gli obiettivi, rivincere in Italia e giocare alla pari con i top club europei. Intanto Chedira ancora KO, Coppa Italia a rischio. E poi si parla di Milan, Berlusconi che stoppa i cinesi, Silvio spera in un acquirente italiano e difende l'operato di Brocchi. Stasera i rossoneri a Bologna per l'Europa, nel pomeriggio in campo anche l'Inter contro l'Empoli. Poi per la Serie B, battuto il Bari 3-0, il Cagliari urla finalmente il ritorno in Serie A. E poi il Giro d'Italia, no di Olanda, bene Nibali, crono e rosa a Dumoulin. Andiamo a vedere di spalla per quanto riguarda il Torino, c'è Higuain, dai Belotti fa il gallo, domani la sfida con il Napoli, lo stadio Grande Torino sarà esaurito per il saluto ai Granata. Questo per quanto riguarda lo sport, adesso apriamo lo spazio dedicato al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nel weekend, a te. La situazione meteorologica, come abbiamo già annunciato nei precedenti aggiornamenti, sarà sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, perché al momento la nostra penisola, pur marginalmente, risulta interessata da una vasta area di alta pressione che si estende fin verso l'Europa centro-settentrionale. Ma l'influenza di questa alta pressione non impedirà la formazione di addensamenti pomeridiani, soprattutto sulle zone interne e montuose, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Quindi se da un lato avremo una giornata di sole sulla fascia orientale, lungo la fascia costiera, con temperature in graduale aumento, nel pomeriggio invece sulle zone interne tenderanno a formarsi degli addensamenti localmente associati a dei rovesci temporaleschi, più probabili
sulla Massica e sull'Alto Sangro. Poi questa nuvolosità tenderà temporaneamente ad attenuarsi in serata e in nottata e a riproporsi ancora una volta nel pomeriggio, tardo pomeriggio di domani, con condizioni iniziali invece di cielo poco nuvoloso, ma ripeto, poi nel pomeriggio tenderà comunque a formarsi qualche addensamento anche di una certa consistenza, soprattutto sui rilievi e sulle zone montuose e sul settore occidentale, localmente associate a delle precipitazioni. Ma nel contempo stesso, Alfredo, inizierà ad aumentare la nuvolosità presente sul Mediterraneo occidentale, inizierà a raggiungere la nostra penisola, in particolar modo anche la nostra regione. Si tratta di nubi alte e stratificate provenienti dall'entroterra algerino e tunisino che con sabbia africana in sospensione. Questa situazione inizierà a manifestarsi perché ci sarà un cambio di circolazione nei primi giorni della prossima settimana, quando avremo anche un temporaneo aumento delle temperature perché giungeranno masse d'aria calda provenienti proprio dall'entroterra algerino e tunisino, e ciò favorirà un sensibile aumento, ma temporaneo, delle temperature, con nuvolosità in ulteriore aumento. Poi con tutta probabilità l'aria calda sarà sostituita da perturbazioni atlantiche e se confermata questa situazione assisteremo a un deciso peggioramento del tempo tra mercoledì e soprattutto nella giornata di giovedì, con un temporaneo disturbo però anche nella giornata di martedì. Insomma, una situazione che non prelude alla stabilità, anzi probabilmente questa fase meteorologica caratterizzata dall'arrivo di perturbazioni atlantiche che tenderà a continuare per gran parte della prossima settimana e probabilmente al momento non se ne vede proprio la fine, quindi non si intravede una lunga e decisa fase di tempo stabile. Alfredo. Sì, Giovanni, grazie, come sempre sei stato chiarissimo nel spiegarci il tempo che farà nelle prossime ore. Allora, come sempre andiamo a vedere i riferimenti per quanto riguarda abruzzometeo.org, il sito internet, eccolo qui, lo vediamo in questo istante, messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Andiamo a vedere anche le pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, eccola qui, e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. E dunque sul social network potete anche interagire con Giovanni. Grazie ancora a te, Giovanni, per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e ovviamente un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Chiudiamo facendo gli auguri a tutte quante coloro che si chiamano Flavia, perché oggi la Chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla martire vissuta nel primo secolo, che cadde vittima della persecuzione sotto Domiziano. Eusebio di Cesarea racconta che era la nipote del console Flavio Clemente, che era stata relegata sull'isola di Ponza verso la fine del IV secolo. Girolamo, raccontando il pellegrinaggio di Paolo in Oriente, ha precisato che la viaggiatrice visitò nell'isola le celle in cui Domitilla aveva subito il martirio. Flavia Domitilla è stata spesso confusa con la sua omonima zia, moglie del console Flavio Clemente, anch'essa vittima della persecuzione di Domiziano. E dunque auguri ancora a tutte quante si chiamano Flavia. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e torniamo sulla pagina Abruzzo del Centro. Un tema che riguarda la politica nazionale, ma che interessa anche la nostra regione: taglio dei vitalizi, politici tutti contrari alla proposta Boeri. Anche in Abruzzo non piace l'idea del presidente dell'INPS, ma lui che ne sa, noi contributi li abbiamo versati, così si difendono i politici. C'è da dire però che è proprio qui il punto, nel senso che attualmente la pensione è versata con il sistema retributivo e non con il sistema contributivo, e quindi è parametrata alla retribuzione, non a quanto si è versato. E poi l'ex senatrice socialista Marinucci dice Boeri si occupi piuttosto delle pensioni dei giovani. Andiamo nel taglio basso, manifestazione davanti alla prefettura di Pescara ieri. Manifestazione convocata a livello nazionale dai sindacati
che difendono gli interessi dei lavoratori dei servizi. Ieri anche Pescara è stata interessata da questa protesta contro il blocco dei contratti. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Quali i motivi di questa protesta oggi a Pescara? I motivi della protesta sono legati a dei settori, che si tratta sostanzialmente di pulizie, di mense, di farmacie, di pubblici esercizi, e sono accomunati da un problema che è quello di non avere un contratto collettivo nazionale rinnovato, salari fermi a 4-5 anni fa, condizioni che non sono esigibili perché la mancanza di un contratto significa anche la mancanza di una tutela collettiva dei lavoratori, quindi anche lo svuotamento del ruolo di rappresentanza all'interno delle imprese e quindi un potere contrattuale che viene meno per quanto riguarda i lavoratori che già di per sé sono in condizioni difficili. Io credo che questo sia un momento di svolta importante. Se le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro non vogliono farsi depauperare del ruolo importante che hanno, dovrebbero ragionare di più e cercare di trovare una sintesi nel rinnovo dei contratti. Al contrario, immagino che le rappresentanze sindacali, così come vogliono alcuni importanti amministratori, arriveranno ad avere ruoli relegati, come magari nelle trade union, che non adempiranno più ai compiti essenziali che fino ad oggi hanno adempiuto. Che in questo paese ormai si parla sempre tanto di lavoro, però il lavoro viene sempre più penalizzato. In questo paese i lavoratori sembrano solo un costo e non un patrimonio di questa nazione. Cercano di approfittare per ridurre sempre di più i diritti dei lavoratori, non solo a non voler dare nuovo salario ai lavoratori, ma addirittura quei pochi diritti che ancora sono all'interno dei contratti li vogliono portare indietro. Questa è la realtà. E di lavoro torniamo ad occuparci con un'altra notizia che riguarda i dati diffusi dalla Direzione Territoriale del Lavoro Unificata di Pescara e Chieti. Lavoro nero, report angosciante, titola il Messaggero. I controlli sono stati finalizzati a contrastare il lavoro sommerso e sotto questo aspetto i casi accertati di lavoro in nero sono stati 635, con un'evasione di circa 9 milioni di euro. E poi cambiamo argomento, la City è contaminata, urge una bonifica. Iniziativa Immobiliare registra valori alle stelle di Manganese nel sito scelto da Chiodi e D'Alfonso per la nuova sede della regione nei pressi dell'aeroporto d'Abruzzo a Pescara. Il comune chiede all'ARTA la relazione quantità fuori norma del metallo, la messa in sicurezza ancora non è stata effettuata. Nel 2011 la prima anomalia, avviati nuovi controlli, ma fino a giugno 2015 non se ne sa niente, poi la sorpresa finale. E per quanto riguarda i giovani di Confindustria, Gianmaria De Paolis è stato eletto nuovo presidente regionale del Comitato Giovani, eletto all'unanimità dal direttivo formato dai rappresentanti delle quattro province. Andiamo adesso sulla pagina Abruzzo della città e cambiamo ancora una volta argomento per parlare di Corecom. La conciliazione che funziona, il titolo scelto dalla città, i numeri record presentati dal presidente Filippo Luci durante un workshop a Pescara. Andiamo a vedere il servizio. Più di 5.000 istanze pervenute, delle quali l'84% concluse con esito positivo. Sono questi i numeri da record registrati nel corso del 2015 che pongono il Comitato regionale per le comunicazioni abruzzese tra i primi quattro in Italia. Nel corso del 2015 le istanze di conciliazioni presentate dagli utenti abruzzesi hanno registrato una crescita esponenziale del 313% e riguardano servizi di telefonia, collegamenti internet e contratti degli operatori delle pay TV. I cittadini si sono rivolti al Corecom soprattutto per questioni riguardanti il traffico non riconosciuto per un totale del 53% delle istanze, il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, la mancata o ritardata attivazione dei servizi richiesti e per l'attivazione e disattivazione dei servizi non richiesti. Proprio in merito al mancato rispetto delle condizioni contrattuali, grazie all'attività di conciliazione del Corecom, un utente abruzzese ha visto riconosciuto il diritto a vedersi rimborsare dall'operatore ben 2.401 euro per la non conformità delle fatture pagate rispetto al profilo contrattuale pattuito e 1.946 euro a titolo di storno di fatture indebitamente emesse in ragione della medesima non conformità contrattuale. In tutto, nel corso del 2015, sono state 4.450 le istanze di conciliazione
concluse con esito positivo. E tanti cittadini, tante imprese della nostra regione si sono rivolte al Corecom con un problema legato alla telefonia mobile fissa o la pay per view e sono usciti dai nostri uffici, dal Consiglio regionale, dal Corecom con la soluzione. Indennizzi importanti se pensiamo che in altre regioni dello stesso numero di abitanti non si arriva a 1 milione di euro. Abbiamo oltre 5.000 conciliazioni, il doppio delle Marche, il triplo del Friuli Venezia Giulia e le stesse del Piemonte, nonostante ovviamente c'è una differenza di numero di abitanti considerevole. Andiamo alla cronaca adesso. Condannato a 8 anni per l'assalto al portavalori, 8 anni di reclusione e il pagamento di una multa di 5.000 euro sono stati inflitti dal GUP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis a un 53enne di Modugno Marcello Langianese nel processo con rito abbreviato per una rapina a un furgone portavalori compiuta ad Ortona nel novembre del 2011. Nel taglio basso invece si parla di sanità e salute, oltre 1 milione di euro all'ARIT per il fascicolo sanitario elettronico, il progetto riparte, servirà ad avviare l'iter delle implementazioni richieste dalla società Daedalus. D'Alfonso dice sarà una rivoluzione nel sistema sanitario. Andiamo avanti con la nostra rassegna, torniamo adesso al quotidiano Il Centro per aprire la pagina di Pescara. Sicurezza in primo piano, l'ira dei commercianti esplode in televisione nel programma di Rete 4 Dalla Vostra Parte, lo sfogo dei pescaresi e dei teramani dopo furti e rapine, non c'è nessuno che ci tutela, dicono, e ora c'è chi dorme dentro il negozio. E poi asse da incubo, auto fuori strada, il mezzo si è ribaltato ma la conducente è salva, rallentamenti al traffico sull'asse attrezzato che continua a destare preoccupazione. Poi di spalla tragedia in via Toti, trovato morto in casa a 35 anni dopo 10 giorni di appelli su Facebook. Andiamo ancora avanti. Ritroviamo la notizia che abbiamo già visto in precedenza sulla pagina Abruzzo del Messaggero per quanto riguarda il lavoro nero. Quanto lavoro nero in bar e ristoranti, sospese 114 aziende. Andiamo ancora avanti, il barista che ha rimosso le slot, Corso Vittorio Emanuele, al suo locale il bollino blu della campagna Slot Mob, così salvo le famiglie, dice il barista, e oggi ci sarà proprio una manifestazione per quanto riguarda questo tema e per la campagna Slot Mob. Poi Forza Italia dà il via al conteggio dei giorni per sollecitare i lavori alla diga foranea, è spuntato un improvvisato calendario sul palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, andiamo a vedere il servizio. Da questa mattina a Pescara c'è un originale calendario sul palazzo del Consiglio regionale, vogliamo spiegare di cosa si tratta e il perché di questa iniziativa? Sì, c'è un più e c'è il corrispondente numerico che oggi è più uno, domani sarà più due e così via fino a quando finalmente non partiranno i lavori di apertura della diga foranea. Noi siamo all'assurdo, sono opere in quota parte finanziate e in gran parte anche appaltate che non partono alla vigilia di un'altra stagione della balneabilità del nostro mare travagliata. Perché? Perché le procedure per far partire queste opere sono contenute all'interno di un piano regolatore portuale che ancora vede la luce e che fin qui ha prodotto solo incarichi costati molti soldi alla collettività per rispondere alle giuste osservazioni formulate sul piano stesso. Fino a quando non si approva il piano, le opere e i lavori non partono e fino a quando non si apre la diga foranea, il nostro mare sarà sempre strutturalmente a rischio di livelli di inquinamento che non garantiscono la balneabilità. Allora noi non riusciamo sinceramente a capire, dopo quasi 2 anni di governo di centrosinistra della città di Pescara e della regione Abruzzo, come non si possa comprendere che la priorità per questa città, per la sua provincia e per le città vicine a Pescara è che il mare sia pienamente balneabile. E la priorità è l'apertura della diga. Allora con quel calendario noi speriamo di stimolare giorno per giorno a ricordare qual è la priorità delle cose serie da fare, ovvero aprire la diga foranea. E non c'è solo il tema della diga foranea per quanto riguarda l'inquinamento, ma anche quello della depurazione delle acque che scaricano
nel fiume Pescara, mare inquinato, ora è sotto accusa anche il depuratore, impianto inadeguato a Pescara, smaltire gli scarichi di 3 comuni, pronto un piano di interventi per superare le criticità, impianto che è dimensionato per 140.000 abitanti, invece ne serve circa 300.000. E poi tasse e trasparenza nel bilancio del Comune, anche i progetti dei 5 Stelle, ieri conferenze stampa incrociate da parte di amministrazione comunale 5 Stelle proprio sulla votazione del bilancio. Andiamo avanti, cara mamma, ecco cosa ti regalo, trattamenti estetici, creme buoni per il parrucchiere o le azalee dell'AIRC, ma il più bel dono è il vostro tempo. Ovviamente si parla della festa della mamma domani 8 maggio. Poi torna Bici Città, domani strade chiuse a Pescara dalle 9 alle 15 per la manifestazione organizzata dalla WISP assieme a Fidas e FIAB di Pescara. Andiamo ancora avanti con la pagina di Montesilvano, servizi sociali al via l'operazione immobiliare, mensa poveri, il comune paga 4.000 euro al mese, l'amministrazione comunale si farà carico dei costi, 100.000 euro per adeguare i locali presi in affitto dalla ditta Setac di Alessio Carletti, ma poi potrà riscattarli. E sempre a Montesilvano l'ambasciatore del Congo ha incontrato il sindaco Maragno per avviare delle collaborazioni a livello internazionale. Poi invalido di nuovo recluso in casa, danneggiato l'ascensore del condominio di Via Lazio, SOS al comune di Pescara. Andiamo avanti, Riviera in festa, una domenica di gusto dedicato alle mamme, domani lungomare chiuso alle auto fino alle 18.30 a Montesilvano, in strada gli stand dei produttori a chilometro zero. E poi a Marina di Città Sant'Angelo arriva il corso di cucina senza glutine. A Spoltore il Comune impegna oltre 200.000 euro per rifare le strade. E poi Pianella, tasse in calo nel 2015, buone notizie per i contribuenti dopo la riduzione dei dipendenti comunali. Andiamo ancora avanti, al via le domande per 50 posti nel nuovo asilo nido, siamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana, aperte le iscrizioni alla struttura di via dei Piceni, i moduli con gli allegati ISEE da presentare entro fine mese. Oggi dibattito su banche e legalità per quanto riguarda sempre Francavilla, organizzato dai 5 Stelle. Poi andiamo a San Giovanni, 11 orti urbani assegnati dal Comune. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. La procura, l'ex maresciallo è stato ucciso da un 37enne che è stato arrestato, inchiesta chiusa. Per la PM di Serio, Mirko Giancaterino, rinchiuso da 8 mesi nel carcere di Pescara, è il responsabile della morte di Gabriele Giammarino. Ricorderete l'omicidio dell'ex maresciallo dell'aeronautica, per cui ha accusato appunto il tossicodipendente Giancaterino che vedete nella fotografia. L'uomo venne picchiato, violentemente accoltellato nella sua abitazione in via Bernardo Castiglione a Penne. Andiamo ancora avanti, tocco Casauria, la visita di Paolucci, il sindaco Lattanzio chiede di potenziare il polo sanitario. E poi a Manoppello Scalo, via il corso per apprendere le tecniche antisoffocamento. E poi a Penne, nonni deportati a Guardia Grele, sospiri sull'ospizio, si allontanano gli anziani e i rifugiati restano. Nel taglio basso, Sant'Eufemio a Maiella verso il voto, il sindaco Crivelli rilancia la sua lista. E poi a Civitella Casanova, sempre per quanto riguarda le elezioni, D'Andrea punta al secondo mandato. Andiamo avanti, andiamo adesso sul Messaggero, apriamo la pagina dell'Aquila, la ditta inadempiente, il tribunale revoca l'appalto, la società Sertec è obbligata dai giudici a lasciare entro 15 giorni il cantiere, accolte le ragioni del condominio Cisterno La Visca in via Moscardelli. Per la prima volta è stato dato un preciso orientamento giurisprudenziale molto importante per quanto riguarda la ricostruzione. Porta Barete, i residenti del civico di via Roma 207 chiedono un sopralluogo al ministro, l'edificio si trova sull'area archeologica di Porta Barete. E poi le associazioni potranno adottare le antiche mura grazie ad una convenzione. E poi mega parcheggio, trovato l'accordo tra MMP e Comune.
nel taglio basso. Noi con Salvini lancio un questionario su quanto c'è da fare in città in vista delle prossime elezioni nel 2017, poi a Campotosto, ex albergo e danno erariale. Andiamo ancora avanti sempre all'Aquila, Gran Sasso, al VR Styling da 5 milioni, rifugi, parcheggi, alberghi e sottoservizi, parte la fase operativa. E poi la gestione di Piazza d'Armi, così muore l'Atletica, la lettera della professoressa Roberta De Zuani che il giornale riceve e pubblica. La pagina di Avezzano Sulmona, i cittadini fanno arrestare i ladri, i giovani insorgono dopo l'ennesimo furto permettendo di catturare due individui che hanno rischiato il linciaggio, non si esclude che possano essere gli stessi che l'altra notte hanno rapinato l'anziana donna di San Vincenzo Valle Roveto. Il paese era stato deciso di organizzare le ronde in modo da sorprendere i malviventi sul fatto. E poi ad Avezzano, criminalità in centro e allarme dei commercianti, abbiamo visto stessa cosa anche a Pescara e a Teramo. Poi a Sulmona, mense scolastiche, ecco le nuove tariffe, il commissario prefettizio ha rivisto da 5 a 10 le fasce di esenzione. E ovviamente verso le elezioni a Sulmona presentate già 3 liste, a battere tutti sul tempo la forzista Elisabetta Bianchi, e poi in Marsica gli ex sindaci si ricandidano tutti. E cambiando argomento, droga nascosta nella caldaia è stato assolto. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti. Due location per Malta-Attack che conquista Piazza Matteotti, edizione della maturità per l'evento nato dalla scommessa di 3 amici, un contenitore di idee, musica e tendenze che riporta gli universitari in centro. E poi il blitz, malati in corridoio, l'inferno di geriatria, la consigliera dei 5 Stelle Sara Marcozzi torna nel reparto a un mese di distanza e dice non c'è stato alcun progresso. Per quanto riguarda la Carichieti, apre le porte, la nuova banca si presenta ai possibili clienti. La notizia degli 8 anni di reclusione per la rapina a blindato di Ortona nel 2011 l'abbiamo vista in precedenza. Prima di passare alla pagina di Lanciano torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere la pagina di Chieti. Sviene dopo la lettera sui 230.000 euro. Università impiegata colta da collasso alla comunicazione della verifica di Del Vecchio sulle spese del museo del professor Capasso. E poi la onda che si lascia la crisi alle spalle, la produzione torna a crescere, pareggio di bilancio vicino. Torniamo adesso sul Messaggero. Andiamo alla pagina di Lanciano, Vasto e Ortona, ospedali rosa, senologia fa il pieno, donne oncologia al Bernabeu di Ortona, tante richieste di screening, grande successo nell'Open Week a cura dell'Onda, esami clinici, incontri di formazione. Poi per quanto riguarda la politica di Lanciano, Valentina Maio in lista per Pupillo, sozio senza il via libera dei 5 Stelle, centrodestra spiazzato dalla candidatura della Presidente della Virtus Lanciano, comitati al lavoro. E poi Vasto al voto, Menna si ritira ma detta le condizioni, Ivo Menna non correrà a sindaco. E poi sempre a Lanciano, assolti gli ex sindaci Falconio e Monaco. Andiamo adesso sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per vedere appunto le notizie dal capoluogo Aprutino e dalla provincia. Via libera, nuovo bando per gli scuolabus. La gara da 550.000 euro è stata annullata per il ribasso eccessivo praticato dalla ditta Fratarcangeli. E poi Poggio delle Rose, lunedì iniziano i lavori di sistemazione della provinciale, all'università i cinofili delle Fiamme Gialle a lezione con veterinaria. Andiamo avanti, nonno contromano fa 4 feriti sulla Teramo Mare, torricellese di 85 anni in bocca in senso contrario, lo svincolo di Teramo Ovest travolge 2 automobili. È l'ennesimo caso, l'anziano alla guida era preoccupato per la moglie, ricoverata d'urgenza in ospedale al Mazzini di Teramo. E poi, sempre a Teramo, diversi i disagi al traffico cittadino incastrati nella rotonda, vedete la fotografia. Andiamo avanti, in sella la città diventa misura di bambino, torna domani Bimbi in Bici, che quest'anno si inserisce all'interno dell'evento nazionale del CSI. E poi per l'astronomia, lo spettacolo di Mercurio in diretta sul web grazie all'INAF. E per quanto riguarda la giudiziaria, è iniziato ieri il processo delle brigadiere accusato di concussione.
Siamo alla Team Amarcord per la Team Solidarietà Anti-Esuberi, stipendi più bassi per salvare tutti i posti di lavoro, stessa identica proposta rifiutata un anno fa dai sindacati. Estate calda, lo scorso anno non ci fu l'accordo sulla solidarietà, adesso si arriva alla stessa identica soluzione. E poi in centro storico, bracieri al posto dei varchi per il cantiere di Corso San Giorgio e le associazioni. De Paulis, presidente regionale dei giovani imprenditori, l'abbiamo visto anche in precedenza. Andiamo adesso sì, agli eventi per quanto riguarda la Peristrit. Stasera torna in Piazza Martiri e vedete la festa relativa allo scorso anno. Andiamo in provincia adesso. Val Vibrata ignorata dal masterplan. Il sindaco Umberto De Annuntis critica D'Alfonso per il trattamento riservato nel piano dei finanziamenti regionali. Unione dei comuni ignorata. Nella versione definitiva del masterplan esclusi tutti e tre i progetti richiesti dalla città-territorio. Nel taglio basso la cronaca: cade dalla bici durante un giro con gli amici, è grave l'incidente lungo la provinciale che porta a Crognaleto per un canadese di 60 anni. Andiamo ad Alba Adriatica, salta anche il maxi raduno delle Harley. E nel taglio basso Alba Tour striglia il comune su spiagge e Vibrata. L'associazione è pronta a presentare un progetto alternativo contro l'erosione. Sempre ad Alba Adriatica, in 16 finiscono a processo per favoreggiamento alla prostituzione. La pagina di Giulianova e Mosciano, sociale, Mosciano bacchetta Giulianova, l'assessore Ferrante: solo noi abbiamo cercato di risolvere i problemi. Per Mastromauro le dimissioni del CDA sono inattese, per la Ferrante si tratta di un atto responsabile. A Giulianova, mistero sull'affidamento delle spiagge comunali. Andiamo avanti. Roseto, delfino spiaggiato ucciso da una rete da pesca. Il cetaceo di circa 320 kg è stato trovato domenica scorsa nel porticciolo e sottoposto ai controlli dell'Istituto Zooprofilattico. Nel taglio basso, Pineto entra nella comunità delle Vele, si fa sempre più stretta la collaborazione con Lega Ambiente. Apriamo la pagina dello sport, tornando sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere ovviamente la Serie B perché siamo alle porte del derby tra Pescara e Lanciano domenica alle 17:30, da Aversa Biancazzurri da Serie A, Virtus derby decisivo. Il quarantenne tecnico pescarese fino allo scorso gennaio alla guida del Lanciano credevo e credo nella salvezza dei rossoneri, la Padula e Caprari sono gli assi nelle mani di Massimo Oddo. E poi una notizia che riguarda sempre la Serie B con l'anticipo: ieri il Cagliari è andato a vincere a Bari per 3-0 ed ha conquistato la Serie A. Restando sempre al Pescara, Vitturini: che fatica a dividersi tra scuola e campo, il terzino atteso da settimane decisive per il futuro, promozione ed esame di Stato, i miei obiettivi. Sulla sponda Virtus Lanciano, quanti ex? A Lanciano c'è una squadra con un passato pescarese, da Aridità a Turchi passando per Di Francesco, che è il rimpianto di Sebastiani, una colonia di calciatori e dirigenti rossonero con motivazioni particolari. Sempre per quanto riguarda la Virtus, definita la strategia per il ricorso in appello per la penalizzazione, c'è Di Cinzio nel pool dei legali, giovedì la discussione contro l'ultima penalizzazione. Dunque abbiamo visto la pagina per quanto riguarda Il Centro, vediamo anche quella del Messaggero, sempre per quanto riguarda l'Abruzzo Sport. Vitturini, il derby al centro, il baby rivelazione, la partita più sentita anche a livello giovanile, che tutti vogliono vincere. Se il mister mi chiedesse di giocare in mezzo, so come si fa, ma servirà più concentrazione. Andiamo sulla sponda Virtus, Aquilanti: vincere contro tutto e tutti, è uno dei tre ex, ci servono da 7 a 9 punti, sollievo per Ferrari, Marilungo rischia di non farcela. Ricapitoliamo tutto con il servizio di Andrea Costantini. Cresce l'attesa per il derby di domenica tra Pescara e Virtus Lanciano. Quasi esaurita la dotazione di 733 biglietti messa a disposizione per i tifosi frentani. Prosegue bene anche la prevendita dei tagliandi per i tifosi biancazzurri. C'è anche l'ipotesi di un superamento del record stagionale di quasi 13.000 spettatori registrato lo scorso gennaio in occasione del match con il Bari, vinto 3-1 dalla squadra di Massimo Oddo. Come ha sottolineato il tecnico della Virtus Maragliulo, questo derby nasconde significati di classifica fondamentali che vanno oltre il campanile.
dire. Se la Virtus non si gioca un'intera stagione, poco ci manca. La sconfitta con l'Avellino ha scompaginato una ipotetica tabella salvezza che, a fronte della difficoltà della partita dell'Adriatico, prevedeva vittorie con gli Irpini, Ternana e Livorno per centrare la salvezza diretta. Quei punti persi al Biondi sabato scorso vanno recuperati domenica prossima, anche se la Virtus da una parte deve smaltire il contraccolpo psicologico di una sconfitta in attesa, dall'altro dovrà fronteggiare l'assenza di un pilastro come Amenta ed è in ansia per le condizioni del bomber Nicola Ferrari, che non ha ancora smaltito il risentimento muscolare che lo ha fatto uscire anzitempo contro l'Avellino. Decisive saranno le ultime due sedute di allenamento. Discorso diverso per il Pescara, per cui la partita non vale quasi un'intera stagione, ma è un tassello essenziale per il traguardo fissato da Oddo, il massimo ora raggiungibile, il terzo posto, che garantirebbe una posizione di privilegio in chiave playoff, come accaduto lo scorso anno al Bologna. La strada è quella di fare il pieno nelle ultime partite, sperando in almeno un passo falso del Trapani e tenendo presente che i biancazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti sia con la squadra di Cosmi sia con il Bari. Oddo riavrà a disposizione Memusciai e Verre, Zampano, Fornasiera e La Padula hanno lavorato nelle ultime sedute in via differenziata, ma comunque a scopo precauzionale, e domenica ci saranno. A dirigere l'incontro sarà Rosario Abisso di Palermo. L'arbitro siciliano ha una vittoria col Pescara, quella di Livorno dello scorso campionato, l'ultima in biancazzurro di Maniero, e due sconfitte, quella di Varese, costata la panchina a Baroni, e quest'anno quella beffarda di Cagliari. Con Abisso la Virtus non ha mai vinto, due pareggi, 3-3 alla Spezia la scorsa stagione e 1-1 a Como due mesi fa, e la sconfitta casalinga con il Cagliari nel girone d'andata. Dunque, Stadio Adriatico che si preannuncia da record stagionale di presenze. Noi seguiremo ovviamente il derby a partire dalle 16.45 di domani con diretta stadio con Andrea Costantini, collegamenti dal campo con Paolo Renzetti e Alessio Giancristoforo. Andiamo avanti con il giornale, con lo sport, la Lega Pro adesso. L'Aquila San Domenico chiede scuse e fa il ricorso da solo. La punta, dopo gli screzi, scrive una lettera per riconciliarsi con i tifosi, annuncia che si appellerà la squalifica per tre turni accollandosi le spese. E poi, per quanto riguarda il Teramo, Cenciarelli: sarei felice se Vivarini salisse in Serie B. Sappiamo che entro l'inizio della prossima settimana si dovrebbe decidere il futuro del tecnico attualmente sulla panchina del Teramo. I playoff di calcio a 5, Pescara-Luparense ad alta tensione, stasera la bella per la semifinale, l'Acque Sapone invece trova l'Asti. In Serie D a Chieti Pomponi incontra il tecnico Marino per la conferma, in Eccellenza domani finale playoff Montorio-Torrese, derby fratricida, e poi oggi la Juniores del Rivel Casale al Cedid contro il Vairano. Beach Volley, l'ortonese Nicolai e Lupo conquistano i quarti a Sochi. Basket, i playoff di Serie A2, Roseto vince con il cuore, domani ci sarà gara 4. I biancazzurri, dopo due sconfitte, superano Ferentino per 89-76 grazie ad una buona prestazione in difesa. Weaver sugli scudi, coach Trullo dice: siamo stati bravi ad arginare la forza dei laziali, ora sarà soprattutto una questione di nervi per guadagnarci la bella. La C-Silver, Telamo, Saramino è in dubbio dopo la sconfitta all'esordio a Cefalù, la metà Teramo arriva al primo impegno casalingo nella fase nazionale della C-Silver. Nel taglio basso, Vasto alimenta la speranza salvezza, successo netto contro il Taranto, domani alle 18 la sfida, la quarta sfida per restare in Serie B. BCC Vasto Taranto è finita 75-49. E poi playoff, Montuori chiama a raccolta Campli per il derby con l'Amatori. Ultima pagina dello sport, l'Aquila Rugby gioca per la salvezza, Mercier, voglio tutti guerrieri in campo, ultimo atto del campionato di eccellenza San Donà di Piave. E poi pallamano, ultima giornata in B, Città Sant'Angelo campione dell'Under 16, poi la palla a nuoto, le squadre maschili oggi in vasca alle Naiadi, e la palla a volo delle donne, la Dannunziana va a Cecina, c'è la B1 in palio. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna, Mattino 6 torna lunedì alle ore 7, grazie per essere stati con noi, vi auguro ovviamente una buona giornata e buon fine settimana.